iniziativa rientra nel quadro più generale di una battaglia, di un impegno che stiamo portando avanti da oltre 11 anni con l'associazione Lavanderia, ex Lavanderia, e che in questi ultimi mesi, in questi ultimi due anni ha visto un impegno particolare nella elaborazione, nella presentazione di una proposta di delibera popolare che è stata presentata al Comune e approvata dal Comune di Roma, e l'elaborazione di una proposta di legge per la Regione Lazio, per la quale abbiamo raccolto 12.000 firme di 12.000 cittadini che hanno condiviso con noi la proposta appunto di un'ipotesi di nuova gestione di tutto il comprensorio del Santa Maria della Pietà. Un comprensorio che, cioè uno spazio che sia un luogo aperto e non chiuso come appunto l'ex manicomio, come era il manicomio. E uno spazio dove ci sia la cultura, dove ci sia la possibilità di la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, uno spazio dove tutti noi possiamo partecipare alla cosa pubblica nella centralità urbana di Santa Maria, quale è in questo quadrante, in questa zona di Roma. E questa esperienza del parco giochi è esattamente una pratica che sta nella stessa esperienza e nella stessa idea di impegno politico e sociale che abbiamo per questo posto. Sono due facce della stessa medaglia: da una parte il desiderio di avere un nuovo patto, una nuova relazione tra cittadini e con coloro i quali dovrebbero essere i nostri rappresentanti, e dall'altra l'azione diretta, la partecipazione, la responsabilità che ognuno di noi ha nella gestione delle cose comuni. E quindi queste due facce sono per noi fondamentali, e per questo siamo qua e per questo ci stiamo impegnando. Il nostro invito è quello di avvicinarvi e di partecipare, ognuno con i suoi tempi, con i suoi modi, con le sue capacità, e di continuarci ad aiutare a far vivere questo spazio, che appunto è uno spazio sempre più bello. Marco Cavallo è il simbolo della libertà, il simbolo della dignità delle persone, e quindi ci piaceva usare questa immagine per chiamare il parco di tutti, appunto, che è Parco Cavallo. Qua c'era già un piccolo parco giochi che era un po' abbandonato a se stesso, alla sostanza. Qui si è deciso, visto che qua c'è l'associazione dell'ex Lavanderia, si è deciso di tentare un recupero della zona, perché è una zona straordinaria che è lasciata un po' abbandonata in buona sostanza. E l'idea era quella di portarla ad uno sviluppo un po', come dire, che fosse un po' più vicino alla gente e al territorio, che fosse utile. Ma una cosa straordinaria, io frequento ancora il Santa Maria della Pietà e credetemi, ogni volta che entro qua dentro mi sembra proprio impossibile, e rievoco tutto quello che è stato il passato, che cos'era un'istituzione totale, drammatica, al di là della necessità terapeutica che comunque c'era, una minima parte, per il resto erano persone che assolutamente non dovevano trovarsi in questo luogo, e soprattutto poi la gestione di questo luogo, perché prevaleva principalmente per la segregazione, la contenzione, l'isolamento dalla civiltà, proprio dalla società. Oggi quando entro in questo luogo, e lo frequento molto spesso dall'inizio, dalla fondazione di questa associazione ex Lavanderia, una cosa straordinaria che ha dato possibilità alla cittadinanza, al quartiere, di vivere questo luogo come sarebbe normale. Per me è sempre una cosa molto 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 bella, e credetemi, lo frequento. Oggi sono qui addirittura con i nipotini, che li porto spesso qui. E veniamo sempre qui e, diciamo, quando ci sono delle feste o dei progetti, diciamo. E veniamo anche qui per salutare gli amici di nonno che anche noi abbiamo conosciuto. E qua veramente ci divertiamo molto. Io adesso non ho fatto qualche progetto
progetto, però i progetti soprattutto che fanno i bambini piccoli mi piacciono veramente tanto, perché vuol dire che hanno tanta ispirazione. E venire qua veramente mi piace tantissimo. Queste rappresentano tutte quante delle favole e ho cercato di mettere cambiare un pochettino i ruoli del protagonista e dell'antagonista. Infatti questa è Alice e vedi che la regina, di solito è la regina che dice fatele tagliare la testa, invece in questo caso è Alice che ha la sua rivincita e prende il sopravvento sulla regina. Sì, abbiamo fatto il laboratorio per i bambini che adesso hanno lavorato soltanto con la carta e con il vinavil, dopo coloreremo, abbiamo fatto il grande Marco Cavallo e poi dalle prossime settimane speriamo di riuscire a fare questo laboratorio tutti i giovedì dalle 17 alle 19 per i bambini, ovviamente l'offerta è libera, tutti i bambini sono i benvenuti. Fabrizio Modoni, capogruppo SEL in municipio 14, quindi municipio che riguarda il Santa Maria della Pietà. Oggi anche tu qui per l'inaugurazione di Parco Cavallo, perché hai scelto di venire? Perché mi piace partecipare alle iniziative dei cittadini che si impegnano per recuperare delle aree che l'amministrazione non riesce a mantenere come vorrebbe. Mi auguro anche che l'associazione delle mamme ex lavanderine facciano una richiesta di assegnazione e che gli possa essere assegnata quest'area per mantenerla così come l'hanno realizzata, che è veramente carina, fruibile, a misura di bambino e con anche un concetto sostenibile di riuso, di riciclo dei materiali, quindi assolutamente un plauso e ce ne fossero.